Il nuovo palazzetto dello sport di Casalmaggiore si può vedere. È stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Filippo Bongiovanni assieme al capo dell'ufficio tecnico comunale Enrico Rossi il progetto definitivo che tra 2 mesi diventerà esecutivo, dando così il via al progetto di edificazione. Un palazzetto che sorgerà tra l'Argine e la scuola elementare Marconi con un impatto ambientale ridotto al minimo, ha spiegato il sindaco. Abbiamo per qualche mese tentennato, ma grazie alla Regione Lombardia che ha diciamo, aumentato il contributo che ci darà, arrivando fino a 2.850.000, con i restanti 3.100.000 di mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo, quindi a interessi zero, riusciremo a completare il palazzetto dello sport, che come vedete ha delle caratteristiche essenziali, ma che si inserisce perfettamente nel contesto che fondamentalmente il concept è quello della cascina corte lombarda e quindi con la scuola si sposa benissimo, non impatta sul paesaggio, è energeticamente, insomma siamo ai limiti della massima efficienza, cioè l'impatto ai limiti dello zero. 3 studi, la Teco Plus di Bologna, la Studio 28 di Bergamo e la Tecneco di Onore in provincia di Bergamo hanno lavorato al progetto dal costo complessivo di 5.950.000 euro. Il primo progetto da 3 milioni è stato stralciato anche a causa del rialzo del costo delle materie prime, ma Regione Lombardia è venuta incontro al comune pagando quasi la metà del totale. I posti a sedere saranno 700, di cui 400 fissi al piano superiore e 300 a scomparsa con tribuna retrattile al piano terra. Anche il campo, con una parete mobile, potrà essere diviso in due. L'invarianza idraulica, con l'ok oltre che di CONI e Vigili del Fuoco, anche di AIPO, sarà garantita da una valvola di regolazione per l'immissione in pubblica fognatura delle acque meteoriche. Il palazzetto servirà a società di sport indoor e pure le scuole, con accesso in sicurezza senza passare dalla strada. I parcheggi saranno costruiti esclusivamente sulla parte retrostante e saranno a disposizione degli atleti. Quelli per gli spettatori, infatti, sono già presenti nella zona delle scuole.